dal Milano. La Nigna a Gianni Cerqueira. Indisponibili, problemi di formazione per Sacchi, Cagliomini contati, Coco difende a sinistra, centrocampo, i laterali sono Eranio e Simone. 520 partite di campionato tra Serie A e B per Baresi con la maglia del Milan. In attacco Baggio fa coppia con Weah. Nella Roma, oltre a statuto, indisponibili Balbo e Terme. Carlos Bianchi risolve i problemi a centrocampo inserendo Tommasi e Bernardini, quest'ultimo preferito a Di Biagio che ha problemi inguinali. Inquadrato Bernardini, in attacco Totti e Del Vecchio. L'arbitro è Treossi. La partita, Simone, colpo di testa di Coco, primo intervento non difficile per Cervone. Ancora Simone, c'è una deviazione di Petruzzi e stavolta deve impegnarsi il portiere della Roma. È il nono minuto e Fonseca parla in panchina con Di Biagio. Candelà va a cercare Moriero, che ha un ottimo controllo, cerca Del Vecchio sul primo palo, ma il compagno del reparto d'attacco si è allargato. Il Milan, Eranio, Simone prova da fuori area, non c'è precisione. Tetrazze per la Roma, intervento difettoso di Desailly, prova Moriero con la girata, Rossi attento. Punizione, Totti, Rossi, gran respinta a 126 km orari questo shoot di Totti. Il Milan, Baggio recupera una palla, Eranio il destro, impreciso. Poi Weah, Simone, e per la serie anche i grandi giocatori possono sbagliare, l'erroraccio di Weah. E vediamo Liberiano che manca l'appuntamento con la palla. Poi Candelà va ancora a cercare Moriero, evidentemente uno schema di Bianchi. Retropassaggio, Tommasi e Rossi si oppone. Grande in corsa il retropassaggio di Moriero, si coordina con il sinistro Tommasi, non si fa sorprendere il portiere del Milan. All'inizio del secondo tempo Albertini cerca di dare fiducia a Roberto Baggio. Non ci sono novità nelle formazioni. Bernardini verticalizza per Moriero, cross, ma molto in ritardo, il primo giallorosso ad arrivare Del Vecchio. Moriero si sente un po' incompreso. Totti, lancio stupendo per Del Vecchio, cerca il recupero Costa Curta. Del Vecchio, poi Costa Curta. Del Vecchio ha chiesto un rigore che è inesistente perché la palla ha colpito il fianco sinistro di Costa Curta. Non punito Desailly per questo intervento su Totti, intervento che ha causato le proteste della panchina giallorossa, è intervenuto il direttore di gara. Poi Eranio, un po' sorpreso in questo frangente Cervone. È il 19esimo. Baggio, punizione, rimbalzo, sbuca Vjerkovod della palla in rete. Il Milan in vantaggio con Pietro Vjerkovod. 32esimo gol per lui in Serie A. Sorpresi Tetrazze e soprattutto Tommasi. Schiaccia Vjerkovod in rete. Ancora una riproposizione nel montaggio curato da Maurizio Ruggeri. Peraltro al momento della punizione Vjerkovod era in fuorigioco. Non ha protestato la Roma. La palla in rete. In campo Fonseca al posto di Bernardini per la Roma, dunque due punte, arretra la posizione Totti. Weah non replica il gran gol con la Sampdoria da fuori area. Poi Baggio, perfetto il controllo, la verticalizzazione, Cervone sceglie bene il tempo dell'uscita. Per la Roma Moriero, anche lui prova da fuori area, chiude troppo l'angolo della sua conclusione. Simone, intelligente il velo di Baggio, prova Eranio, poi Weah e ancora Cervone, uno dei migliori in campo. Siamo al 29esimo. Moriero, cross, il colpo di testa di Fonseca, perfetto, palla in rete e per la Roma il pareggio, è incontenibile l'esultanza di Fonseca, l'abbraccio con Totti, esulta anche la tifoseria giallorossa presente al Meazza, bruciato sul tempo e sullo scatto Billy Costa Curta da Fonseca. Rivediamo ancora il gol dell'uruguaiano, niente da fare per il portiere del Milan. 1-1. Fuori Del Vecchio, per la Roma in campo Pivotto. Baggio, Simone, Albertini scarica tutta la potenza del suo destro, si oppone. Cervone. La tensione di Sacchi, di Carmignani nel finale di gara. Dalla bandierina Baggio, ancora un inserimento a sorpresa di Vjerkovod, era in ritardo anche stavolta Tommasi, ma in questa circostanza è andata bene alla Roma. Baggio va a cercare Weah, colpo di testa, intervento non difficile per l'attentissimo Cervone. Poi Totti lancia Carboni, giù nel contatto con Vjerkovod, punizione per il Milan nel proteste di Carboni. Poi Coco, una deviazione di Tetrazze che sfiora l'autogol. Finisce 1-1. Per il Milan 4 punti su 15 nel girone di ritorno,
ancora una settimana difficile si preannuncia per Sacchi. Milan che si era illuso con il gol di Vierkovod, 38 anni il prossimo 6 aprile. Poi dopo soli 10 minuti però il gol di Fonseca, un gran gol. Il recupero di Fonseca potrebbe essere importante per il finale di stagione della Roma. Per Fonseca, terzo gol in 10 presenze.